Gaspare De Lama ha compiuto 102 anni. Già arrivare a un'età così importante non è da tutti, ma arrivarci con la sua lucidità e col suo cuore è qualcosa di veramente miracoloso. Gaspare De Lama è diventato famoso perché? Perché è stato uno dei primi ad avere contatti ripetuti con gli extraterrestri, il famoso caso amicizia o W56 perché accadde. Iniziò nel 1956. A festeggiare il suo compleanno, ma non solo, Gaspare è stato anni in America da Osho, ha suonato la chitarra nei dischi di Celentano, della Pavone, di Giorgio Gaber, ha dipinto, insomma, ha una vita molto, molto intensa con la moglie Prem, Mirella, alla quale Osho ha dato il nome Prem. Per andare a festeggiare il suo 102° compleanno, siamo andati in tanti, a partire da Marina Tonini, per Giorgio Caria, altri contattisti come Gio Alberti, come Nicolò Di Lella, poi lì c'era Elvina, la ragazza che si occupa di loro, c'era Luca Donini, Luca Riguzzi, Marco Luzzatto, tra gli altri. Bene, è stato magico, ma magico soprattutto per quello che ho documentato in un reportage che ho fatto, tenendo la telecamera accesa quando Gaspare parlava. Ha detto delle cose incredibili, ha detto delle cose con una lucidità e un amore e una non esaltazione importante. Ha parlato di amore, ha parlato della sua vita, Prema ha raccontato la loro storia d'amore. E poi c'è stato un caso molto particolare perché ha mostrato una tavola che gli hanno dato dei contattisti di Torino con dei segni strani. Bene, Gio Alberti in una canalizzazione ha spiegato cosa significano quei segni, non solo, ma ha dato anche un messaggio della Confraternita Galattica per Gaspare De Lama per ringraziarlo per quello che lui ha fatto. Poi ci sono stati altri momenti, chiaramente in diretta su YouTube ho messo soltanto il momento della torta, ma ci sono state altre considerazioni, addirittura Gaspare ha raccontato delle barzellette. Bene, la visione di questo video è qualcosa di serenamente rassicurante. Questa è la prima impressione che mi viene di dire. Buona visione. Naturalmente la versione integrale è soltanto su redroni.tv, dove puoi vedere le 2 ore in maniera tranquilla, serena. Io ti porto a casa di Gaspare De Lama, ti faccio ascoltare le cose che dici, i discorsi che vengono fatti e le emozioni che si vivono. Su YouTube non c'è tutto e quello che c'è è suddiviso in varie parti. E alla pubblicità, cosa che non c'è su Redroni TV. Per questo ritengo sia molto importante abbonarsi a Redroni.tv, perché vedi in anteprima, in versione integrale, dei video che altrimenti sei costretto a vedere un po' spezzettati. Costretto perché è la regola praticamente ormai, con una pubblicità prima, una pubblicità all'interno. Quindi abbonati a Redroni.tv. Oltre a questi video, oltre ai video che sono stati censurati, ci sono anche dei quasi 3.000 ore di programmi storici, quindi è un immergerti in un mondo fantastico. Ma ora vediamo la prima delle varie parti in cui è suddivisa questa intervista a Gaspare De Lama. Starfleet to Scout Ship, please give your position. I am in orbit around the third planet of star known as Sun. May this be Earth. Positive, it is known to have some form of intelligent species. Over. L'amore è quasi
adesso toc 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 toc, è lui che scende le scale. Ciao. Io parlo del mondo, È arrivato Red Ronnie. Ciao Red. Ciao Red. Non posso alzarmi perché... Adesso stiamo finendo, Ciao ragazzi. Ciao, buon compleanno. Ciao. Ciao, Gaspare. Ciao Stella. Ciao Luca. Ciao. Gaspare, quindi come valuti questi anni di incontri, di persone... Cento due anni. La vuoi raccontare? È ancora lì che parla e dice cose sensate, cioè incredibili. Più di noi. Gasparone perché mi ha sempre chiamato Gasparone, non so perché, mai Gasparone domani. La cambusa qua. Eh? La cambusa, vedi che sembra una cucina di una barca. Sì. Allora, cucinetta bella. Che mi racconti? Devo stare anche su una gamba sola? Sì. Sì. No, sto abbastanza bene. Ci vedo un po' meno bene, ci sento un filino meno. Però, come dicevo adesso lui, una dottoressa di Roma mi ha mandato una bottiglietta, una dottoressa allopatica, che fa lei... con dentro una cosa da spruzzare nelle orecchie, qui ciuf, ciuf, una volta al giorno, e io lo faccio, da una settimana che lo faccio, mi sembra di migliorare un pochettino, continuo, sì. Mi sembra di migliorare un pochettino. Ma, siamo vicini. Ma vale la pena ascoltare quello che ti dicono oggi del mondo o è meglio essere sordi? No, no, vale la pena, bisogna partecipare. Ah sì? Sì, nel bello, nel brutto, nel bene, nel male, è bello partecipare, anche il male, libero arbitrio, una lotta scelta, poi che male fanno, una sgarberia, un insulto, io spero che il vero male sia accantonato, il vero male è la bomba atomica, ecco. Ciao ragazzi. Adesso c'è questa guerra. Tra la Russia, io spero che piano piano venga assorbita, non so. Vieni un po' qui sul lago, vieni qui, sì. Che mi piace vederti col lago. Pier, buongiorno. Ciao Red. Cosa gli hai chiesto? Ma c'era un'intervista che iniziai anni fa a Gaspare, poi per motivi diciamo logistici non si riuscì a finirla, quindi oggi un po' forse importuno... Però gli ho chiesto di, visto che è il giorno del suo compleanno, gli ho chiesto di poterla terminare e Gaspare, che ha sempre un cuore grande così, ha accettato. E io lo ringrazio sempre. Gaspare, vieni un po' lì sul lago, che te sei il lago. Eh? Lago, questo è il lago? Sì. La parte dei promessi sposi, è questa. Certo. Perché il ramo di Como, moda, ville, qui invece è tutto... pescatori, gente povera, però è la parte che io preferisco. Guarda, sì, Gaspare, dimmi. Ma lì per terra c'è Gaspare e Mirella, 70 anni insieme, a quanto risale? Dunque, quanti anni, abbiamo fatto cabaret per 6 anni a Milano. Sai che non vorrei dire, Prem, la mia moglie sa perfettamente le date. Tu poi glielo chieda. Sì. Vieni qui sul lago un pochino, un attimino solo, perché 102 anni, cioè, sono una cosa... Te non pensavi di arrivarci 102 anni? No, no. No. Però, non so... Le ragioni per cui uno... Io
penso a una ragione. Vabbè, le ragioni, diciamo, che si possono toccare con mano, mi sono sempre nutrito bene, mia mamma per fortuna mi ha sempre fatto mangiare cose sane, non ho mai fumato, non mi piaceva fumare, ho provato, quindi non ho mai fumato, bevevo regolarmente ma non ho mai preso ciuche, quindi una dieta abbastanza. E poi soprattutto quello che credo che faccia vivere e porta in là nel tempo e avere sempre un ideale forte di vita. L'ideale prima era dipingere, la pittura per me era un ideale, poi si è aggiunta la musica, un altro ideale, poi ci sono aggiunti gli amici, un altro ideale. Ecco, avere un ideale può essere un ideale anche materialistico, una ricerca. Per me aiuta molto a mantenerti vivo intellettualmente, vivace, pieno di energia e di voglia di vivere, di cercare. Ecco, penso che sia quello. Ma quelli che tu chiami amici, gli extraterrestri, non è che ti hanno dato una polverina, eh? No, no, no. No, perché poi... Bruno è morto a 77 anni, Emilio anche. No, no, mia mamma è morta a 101 anni. Tu sei già nato oltre. Ecco, mio papà è morto giovanissimo perché è morto in guerra in Russia, per cui... No. Però... Ecco, il papà di mio papà è morto a 99 anni, una cosa così. Anche De Lama, piuttosto longevi. Ma qual è stata la cosa più importante? Lascia stare l'incontro con gli extraterrestri, sì. La musica, l'incontro con Prem, sì. Che ne so, Osho, sì. Tu hai avuto una vita incredibile. Qual è stata la cosa più importante? Ma se togli le cose più importanti... No, qual è stata? Ah, qual è stata? È difficile far confronti. Probabilmente per me la cosa più importante è avere avuto una compagna come mia moglie, perché vuol dire molto avere screzi in famiglia, una donna che... insomma... Una compagna che mi ha anche arricchito, quello, lasciamo stare l'incontro con gli amici che era una cosa, parliamo di cose terrestri, appena, beh, devo ringraziare di aver avuto una mamma come ho avuto, un papà anche come ho avuto, ma ripeto, è morto a 49 anni in Russia, in guerra, per cui non l'ho vissuto molto. Mia mamma, mia moglie, mia mamma e poi tra le cose subito in evidenza gli amici. Ecco. Poi la musica, la pittura, eccetera, eccetera. Sebbene pittoricamente sono stato piuttosto indolente, non ero un pittore che si dava da fare per partecipare a mostre, sì, l'ho fatto, per fare mostre personali. Era indolente anche perché, non ho, ancora adesso, non ho molta fiducia in quello che facevo. Ho capito che ero un buon pittore, ma che non passa alla storia, per cui sta lì a faticare, perché dipingere è faticoso, ottenere quello che si vuole non ero mai contento. E quindi ultimamente come pittore ero piuttosto pigro, come musicista non ero niente speciale, ma quel minimo che occorre per essere uno strumentista professionale, e quindi guadagnavo, ecco, non è che avessi creato uno stile,
però leggevo Prima Vista, mi chiamavano le case discografiche milanesi per i vari cantanti di allora, li ho fatti tutti, Dorelli, Gaber, la Pavone, tutti li ho fatti. I pezzi che si faceva, compresi i successi di Sanremo, non erano. Che strumento suonavi? Chitarra, Chitarra. sì. Senti, ma adesso c'è molta gente che ti viene a trovare? Se c'è gente, Che ti viene a trovare per sapere la tua storia, per incontrarti? giornalmente. Sì, giornalmente viene. Guarda, adesso non sono stato lì a fare statistiche perché non mi interessano, ma così, grosso modo, sbagliando leggermente. Posso dire che ogni giorno c'ho qui dalle 3 come minimo alle 6 persone, E come cosa vogliono massimo. sapere? Cosa vanno via più felici dopo che ti hanno Ecco, incontrato? la mia gioia, la mia contentezza è di cercare di rispondere il meglio possibile alle loro domande. E di vederli andare via contenti. Quando vedo che vanno via contenti, sono felice, ci si abbraccia, si diventa amici, vanno via commossi, e per me è tutto. Infatti, dopo un po' parlano, arrivano qui gli amici degli amici, gli dico una cosa, non per vantarmi, perché non c'ho nessun vanto, ma per farti capire come stanno le cose. Io ho dato l'incarico all'Elvina, che tu conosci, perché io non ci vedo più tanto bene a scrivere sull'almanacco i giorni, fa tutto lei, si regola lei. Io sono preso giornalmente fino alla fine di ottobre. Cioè, c'è la lista d'attesa per venire qui. Sì. Tu allora stai continuando la missione che ti hanno dato gli amici extraterrestri, quella di portare amore, di portare. Amore è una parola un po' grossa, io so di non essere ancora amore. Di portare qualche risposta ai loro perché, ecco, dare un indirizzo, anche perché posso dare dei consigli che io ho avuto da Osho, li posso trasmettere a loro, consigli saggi, pratici. Do tutto quello che posso, che mi ricordo. E vanno via contenti, e io sento che di meglio nella vita non so fare neanche, non ho l'energia positiva che può avere un maestro. Io non sono un maestro, sono un discepolo di Osho che spera di aver capito qualche cosa. E spero di aver capito qualche cosa dagli amici extraterrestri. Ecco, metto in pratica quello che il mio coraggio mi concede, perché per amare ci vuole un coraggio pazzesco che io non ho. Fino a un certo punto arrivo, non è ancora amore, ma è una specie di comportamento, una scelta, ecco, una scelta amorevole per chi mi chiede qualche cosa, per chi mi fa qualche domanda. Do tutto per accontentare al meglio con le mie risposte i suoi quesiti. Tutto lì, non cammino sulle acque. Certo che sono cambiati i tempi, e quando tu hai iniziato ad avere i contatti, parlare di extraterrestri era una roba assurda. Oggi invece si fanno vedere sempre di più, si parla sempre di più. Anche perché tutto concorre, le energie nostre. Adesso non sono il tipo che blandisce, non mi piace blandire, però le energie di tante persone che arrivano sono importanti. Per esempio, tu sei un uomo che ha in mano un certo numero
di persone con la tua notorietà, e quindi quello che esce dalla tua bocca fa testo. Tu hai avuto un coraggio non indifferente a fare un salto nel buio in una dimensione che apparentemente ancora oggi qui e là può sembrare di gente pazza, di gente che ha le travegole, e non è da poco, perché puoi rimetterci come nomea, come tutto. E hai fatto questo passo. Ti chiedo, ti senti coraggioso per questo? No. Ecco, perché l'hai fatto? Ma perché era divertente? Perché so che dovevo fare così. Ecco, perché va bene così. Ecco, quindi dicevo prima a Pierre, si fanno le cose con la fiducia che siano quelle giuste. Tutto ho visto lì. Che io mi occupo di gente pazza, buon compleanno, pazzo. Grazie, grazie. Andiamo dentro, dai. Andiamo, io devo salutare ancora la Marina. Yeah.